creare servizi evoluti e digitali per i clienti partendo dalla riprogettazione delle macchine attraverso un sistema tecnologico integrato per rilevarne costantemente le condizioni e lo stato di utilizzo. Da queste basi nasce Intelligence 5.0, progetto presentato dalla multinazionale pesarese BS in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e con il supporto della Regione per lo sviluppo di sistemi evoluti di diagnostica industriale. Un progetto che punta a proseguire il grande processo di trasformazione digitale già avviato da tempo in azienda, come sottolineato dall'amministratore delegato di BS Group Roberto Selci, aumentando l'efficienza produttiva degli impianti e realizzando interfacce intelligenti in grado di semplificare il lavoro degli operatori con i macchinari. L'investimento complessivo da realizzare in 36 mesi è pari a 6.837.000 euro, di cui 4,9 milioni saranno sostenuti da BS Group e la parte restante dall'Università Politecnica delle Marche. Il progetto ha inoltre ottenuto una prima ratifica dal MISE e una quota di cofinanziamento dalla Regione Marche. Intelligence 5.0 si inserisce all'interno dell'ecosistema di BS Group OpenAI, che promuove innovazione attraverso collaborazioni con soggetti qualificati in tutto il mondo, tra cui università, centri di ricerca ed enti pubblici dedicati. Siamo stati sempre molto attenti alle innovazioni digitali e anche nell'ambito produttivo, avendo già dal 2006 un metodo di produzione di Lean Production, anche lì abbiamo digitalizzato da diversi anni tutte le logiche produttive. Oggi sicuramente l'evoluzione tecnologica sta facendo dei passi da giganti, perché tutto il mondo è volto ad una trasformazione digitale. Per noi è un progetto molto molto importante, sicuramente molto importante, però è stato sempre nei nostri cromosomi avere dei processi robusti e stabili sostenuti da dei tools che ci danno, quindi questi strumenti che ci danno la garanzia che i processi vadano mantenuti. Io ringrazio il nostro servizio industria che ha lavorato in questi mesi con BS e con gli altri partner insieme al Ministero e la macchina che dovrebbe andare in produzione avrà sicuramente, come ci auguriamo, un importante effetto positivo per l'azienda, perché riuscirà ad essere predittiva, riuscirà ad essere più performante, a migliorare la qualità del prodotto BS, ma lo dico anche dal punto di vista politico e sociale, avrà un beneficio anche il territorio. Avrà un beneficio in termini di assunzioni, perché sono previste oltre 60 assunzioni nei 3 anni del progetto. C'è una interconnessione con l'università e quindi con è la quarta missione dell'università, che è quella di trasformare la conoscenza in competizione industriale, in processi industriali. Quindi si contemplano in questo progetto che oggi presentiamo tanti valori tutti insieme e credo che sia anche la strada giusta verso una nuova partnership tra il pubblico e il privato, e in questo caso quando le due strategie convergono e vanno nella stessa direzione si possono creare cose buone. Io credo che questo progetto, se ce ne fosse ancora bisogno di presentarlo, ma è l'esempio vero di una politica industriale strategica che vede in collaborazione il territorio, le imprese con chi governa i processi produttivi.